Oggi preghiamo con un altro passo della Via Crucis, quel cammino di preghiera che accompagna e ripercorre in 14 tappe il cammino che Gesù fa dall'orto degli ulivi fino alla sepoltura dopo la morte in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, e tu rispondi, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Lungo la strada di Gerusalemme che porta al Calvario, Gesù incontra un gruppo di donne che, a vederlo, piangono per lui. Ma lui dice loro, non preoccupatevi per me, ma per voi, perché se trattano così me, il Signore della vita, a che punto si arriverà a trattare le persone più deboli in questo mondo?